Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi ho il piacere di mostrarvi la recensione di The Medium. The Medium è stato presentato un anno fa quando, oltre al lancio di Xbox Series X sul mercato come presentazione, venne presentata anche la prima line-up di giochi e tra questi c'era proprio The Medium. The Medium naturalmente riuscì a prendere tutti di sorpresa in quanto era un titolo veramente innovativo, sia dal punto di vista grafica sia dal punto di vista del concetto di trama che offre. L'attesa ne è valsa la pena? La risposta è sì. The Medium è disponibile per la famiglia Xbox Series X ed S e naturalmente per PC. Lo potete trovare su Steam ad un costo di $49,90. Naturalmente presenta il supporto una lingua in italiana, sia come sottotitoli come interfaccia. La nostra protagonista si chiama Marianne, una giovane donna che oltre ad un lavoro normale svolge anche quella di medium, quindi accompagna le anime nell'aldilà nell'attesa di trovare la pace eterna, fino a che un giorno tutto cambia. Qua mi fermo, non voglio svelarvi nulla della trama, se non che il gioco è veramente bello. La sua storia principale si basa all'incirca in una decina di ore e riuscirete a portarla a termine tranquillamente. Ci saranno dei momenti in cui lo schermo si dividerà a metà, perché per superare alcuni ostacoli dovrete muovere contemporaneamente Marianne sia all'interno del mondo normale sia all'interno del mondo spiritico, e questo è veramente qualcosa di innovativo. Non ci sono dei veri e propri combattimenti, quindi non è un Resident Evil. Dovremo cercare di nasconderci da delle anime cattive e qui entra in gioco un po' la nostra destrezza nel nasconderci, anche se in questo caso la telecamera fissa potrebbe ogni tanto darci fastidio. Sì, perché il gioco si basa tutto con una telecamera fissa, riportandoci un po' all'inizio, quando negli anni 90 Silent Hill e Resident Evil si basavano su questa inquadratura. Detto questo, The Medium offre anche una colonna sonora veramente unica, con due personaggi che non farete fatica a riconoscerli, visto che hanno utilizzato la loro arte nelle varie saghe di Silent Hill e anche in Observed. The Medium è un acquisto obbligato a tutti coloro che possiedono l'Xbox nuove e naturalmente anche coloro che possiedono il PC e vogliono un'esperienza nuova. Grazie ragazzi per essere rimasti con noi, venite a trovarci anche su airion.net/videogame. Alla prossima!